40 gradi e nessuna voglia di rinunciare al cappuccino? Vieni con noi che ti diamo un'alternativa. Bene, ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi siamo qui per dare un'alternativa fresca al canonico cappuccino. Un'alternativa golosa, nutriente, vegan, ma soprattutto buona! Buona, buona, sì, perché volete scoprirlo? Andiamo di là! Ed eccoci pronti per questa ricetta squisita per il mattino. Un buon cappuccino alla mandorla, un cappuccino vegano, ma che a noi non interessa perché è vegano, sinceramente, ma perché per noi catanesi... Perché non siamo razzisti, no? È giusto? No, perché per noi catanesi caffè e mandorla è il connubio per eccellenza. Veramente. Noi di solito prendiamo il latte di mandorla allungato con il caffè. Sporcato, con il cappuccino, ragazzi, invece è una goduria pazzesca. Viene una cosa tipo Starbucks. E lo faremo con il nostro spumone. Vi metto il video qui dello spumone nostro, ma intanto lo faremo insieme. Cosa ci occorre? Mezzo cucchiaino di caffè solubile, un cucchiaino e mezzo di zucchero di canna e 200 grammi circa di latte di mandorla e un pochino d'acqua. Comunque le misure precise dei liquidi ve le dico in corso d'opera. Eh sì, mezzo cucchiaino di caffè solubile, vedete, proprio poco. E naturalmente potete metterne anche di più, dipende dal grado di dolcezza che vorrete. E un cucchiaino e mezzo di zucchero, quindi metto dell'acqua naturale o fredda o a temperatura ambiente. Io in questo caso lo sto usando fredda perché voglio fare un cappuccino freddo, e ne metto 20 grammi. 20 grammi, solo 20 grammi. Prendo un frullino, questo lo vendono all'IKEA a 1,50 euro circa, e comincio a montare. Lo spumone vi è piaciuto tantissimo, siamo super super contenti, effettivamente è una magia della chimica in cucina, eh? E poi la cosa bella di questo spumone è che, avendo il caffè solubile dentro, nel momento in cui viene a contatto con i liquidi, il caffè contenuto si solubilizza perfettamente con quello che tocca e quindi conferisce un sapore veramente forte di caffè anche al nostro cappuccino alle mandorla. Che dite, possiamo essere soddisfatti? Vediamo un po'? Beh, direi proprio di sì, no? Adesso mettiamo il contenuto della schiumetta all'interno di un bicchiere a sponde alte. Io lo metto quasi tutto, me ne riservo solamente pochettino pochettino da aggiungere, ma pochettino, da aggiungere alla fine. Brava, ottimo. E quindi poi shakerò bene il latte di mandorla. Questo granarolo è buonissimo perché è senza zucchero. Bravissima, ma se lo volete fare voi c'è anche la video ricetta di come fare il latte di mandorla. La trovate sempre dalle schede informative. Proprio come coltivare anche l'albero di mandorla. Va bene, verso, vi dico anche quanto. Quanto versi? Vabbè, questo dipende dal vostro bicchiere. Questo dipende dal vostro gusto. Sei veramente malata. Cosa stai combinando? Glielo dico, verso il latte. Vedete come avviene la separazione in modo automatico. 225 grammi di latte saranno più che sufficienti per una sana e fantastica colazione. E poi in 3 minuti, ragazzi, il più fantastico dei cappuccini freddi. Guardate, la schiuma è tutta qua. Poi voi con un bel cucchiaiozzo amalgamate il tutto. Voilà, come vedete la schiuma, anche se amalgamate, non si perde. Brava. È buona bevuta. Questa è la nostra semplicissima ricetta per un cappuccino freddo fantastico. Provatelo e poi fateci sapere. Una ricetta semplice oggi, una buona ricetta per l'estate che non vi impegni molto. Benissimo. Spero vi piaccia. Benissimo. Ci vediamo di là dopo le foto. Un Ciao. Bacio. Visto che è bello il nostro cappuccino.
cappuccino con latte di mandorla è veramente speciale. Da noi a Catania mandorla e caffè è un must. Vogliamo esportarlo in tutta Italia e quindi assaggiatelo e vedrete che è buono. Tra le schede dove c'è la col pallino trovate la ricetta dello spumone che arricchisce in maniera fantastica questo cappuccino. Vedrete che non ne potrete fare più a meno, diventerà la vostra colazione. Bene, quindi un altro modo alternativo di usare il latte di mandorla e noi ci vediamo sempre qui sulle vostre fresche tavole. Ciao!